Terreno in ottime condizioni, attacco fulmineo del Bogliasco con Pulina che passa a Volpe, prova a con un bel tiro, si distende Donzellini e para. Al secondo minuto gol annullato per il Bogliasco che continua ad attaccare un Imperia ancora in rodaggio. Volpe va in gol in posizione segnalata da Lotti Campana, non corretta. Al 27esimo Pulina approfitta di un passaggio e con l'astuzia del grande calciatore si trova davanti all'ottimo Donzellini che para, impedendo al Bogliasco il gol del vantaggio. Rovesciamento di fronte, Iannolo detto il mago dell'Imperia manovra imposta, un'azione dove Pizzolato tira ma l'ottimo arbitro Campana segnala la posizione di fuorigioco. Su passaggio di Pulina al primo minuto del secondo tempo, Piero Bon tira di testa ma Donzellini si supera parando alla Buffon un tiro insidiosissimo. Al quinto della ripresa, punizione per l'Imperia, sul pallone Iannone e Costantini. Costantini batte di piatto e infila nel set il portiere Bacciosi. L'Imperia è in vantaggio e i tifosi arrivati da Imperia esultano. Al 14esimo della ripresa, Galli scende sulla fascia destra, crossa un pallone a mezz'aria a centro area che Pulina con una rovesciata spettacolare segna un gol fantastico per il Bogliasco che pareggia 1-1. Al 20esimo della ripresa, Piero Bon combatte, avanza verso la porta, riesce a passare il pallone a Manzo che apre il gioco per Volpe che tira appena fuori, rimessa dal fondo per l'Imperia. Al 25esimo Piero Bon colpisce di tacco per Manzo che passa Volpe, si libera, tira da fuori area ma Donzellini para. Al 26esimo Manzo passa a Pulina che tira ma Donzellini para. Al 27esimo su calcio d'angolo battuto da Pulina il pallone sfila davanti alla porta e sul secondo palo arriva Riggio che di testa segna il secondo gol per il Bogliasco. I padroni di casa sono in vantaggio, Bogliasco 2 Imperia 1. Ok, qui da Santa Margherita la partita Bogliasco-Imperia ha riservato 3 gol fantastici sia da parte dell'Imperia che da parte del Bogliasco, con una punizione degna di una categoria superiore, una rovesciata di Pulina veramente da serie superiori e un calcio giocato nel campo di alto livello. La partita è finita 2-1 per il Bogliasco che guadagna i punti sul campo. Da Bogliasco è tutto, Luca Rangoni.